Benvenuti ad un nuovissimo appuntamento con trucchi segreti in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Come sempre vi manda un saluto Paltrinox e il vostro amato Link. Bene, me l'avete chiesto in tanti, ed eccolo qua. Il glitch come avere materiali infiniti su Tears of the Kingdom e il metodo perfetto. Perché sì, esiste quello dell'arco, esiste quello del salto con lo scudo, ma questo metodo è quello perfetto e definitivo, fino adesso, perlomeno. Vi ricordo che sono con la versione 1.1, quindi il glitch funziona, che sarebbe proprio l'ultimo aggiornamento che ha subito il gioco venerdì scorso, se non sbaglio. Siamo in data 23.05.2003 e questo glitch funziona. Come funziona il glitch che ho portato poche ore fa, che quello per avere congegni zonau infiniti, quello sulla come ottenere spada suprema a inizio gioco, anche quello funziona, e funziona anche il glitch di come duplicare armi, ok? Quindi funzionano tutti, ragazzi, è questione solamente di tentativi che dovete provare e prenderci la mano, però funzionano tutti. E vi ricordo anche che qualsiasi cosa, il glitch venisse sistemato o fissato tramite una patch da parte di Nintendo, vi invito a leggere il commento fissato in alto, che è quello che vi dirà: sì, questo glitch ormai non funziona più. Ovviamente questo è un messaggio per i futuri che arriveranno a futuro, tra un mese, due mesi, tre anni, quattro anni, cinque anni, dieci anni, a vedere questo video. Quindi, di cosa si tratta? Come sempre, mi trovo nella zona del tutorial. Questa cosa la potete fare in qualsiasi parte di Hyrule, ragazzi. Di cosa abbiamo bisogno? Dovete perlomeno avere la paravela. Quella è l'unico requisito per questo glitch, è avere la paravela. Ma tanto, come uscite dal tutorial, già bene o male, non vi voglio fare spoiler, ma ve la tirano in faccia, fate contro la paravela, dov'è? Poi, seconda cosa, dobbiamo avere un posto in alto, come facciamo conto qui, questa zona qui, sono in altura, perché dobbiamo ovviamente aprire la paravela e scendere piano piano, planare. Poi, cosa facciamo adesso? Il glitch è molto semplice, raga, Allora, da qua noi abbiamo il nostro menu, no? Dov'è? Qua, il nostro menu con i materiali, va bene? Qui non c'è più il limite che dopo 20 materiali non li posso più duplicare perché li devo vendere per forza. No, qui potete duplicarli all'infinito e non avete manco bisogno di avere un materiale diverso da quell'altro in mano, che si moltiplicava di 4 in 4. No, qui potete moltiplicarlo di 5 in 5 ogni volta che volete, fino a quanto vi dura la planata. Ovviamente il consiglio che vi do, che se dovete duplicare le bombe, ecco, quelle magari fate un salto piccolo, breve, perché sennò vi scoppieranno e farete una brutta fine, poche parole. Allora, quindi, adesso iniziamo, ok? Io mi trovo qua sopra, voi in qualsiasi punto di Hyrule lo potete fare, lo sto facendo solamente qua perché è la zona dove che evito di farvi spoiler, poche parole. Ormai mi sono affezionato all'area del tutorial. Allora, da qua noi planiamo, saltiamo e apriamo subito la paravela ed entriamo subito nel menu con il tasto più. Quindi facciamo di questo. Ok? Entrati nel menu, prendete il vostro materiale, che ne so, l'opale, ne ho 16. E prendiamo in mano. Adesso cosa facciamo? Dovete premere insieme i tasti Y e più. Perché il tasto Y e più insieme? Perché subito dopo dovete ripremere nuovamente solamente il tasto più per rientrare nel menu. Quindi dobbiamo fare di questo. Ok? E il menu, vedete, se si riaggiorna, perché dove che premete Y si riaggiorna solo. Andate a ricercare il vostro materiale, l'opale. Dov'è? Eccolo qua. Ne prendete altri 5. Y e più. Ok? In poche parole dovete premere Y e più insieme e poi dopo dovete premere nuovamente più, però da solo. Adesso ricerchiamo il nostro materiale. Dov'è l'opale? Dove è andato a finire l'opale? Qua.
Lo prendiamo. Se non è più. Altro pale, dove sei? L'ho riperso. Dov'è? Non lo vedo più, l'opale. Dove sei andato a finire? Eccolo qua. Ne prendiamo ancora. Y è più. E questo facciamo che è l'ultima volta che lo faccio. E poi raccolgo tutto quello che c'ho per terra. Vi ricordo che ne avevo 16, eh? E basta, inizio di questo glitch. Ok. Adesso raccolgo il tutto. Quando volete finire non ripremete il più e non rientrate nel menu. Raccogliete e basta. E qualcun altro che me ne ho perso, eccolo qua. Ne avevo solamente 16. In questo momento quanti ne ho? 32, ne ho il doppio. Quindi, non so, volete duplicare lo zonagno grande, che so che è un po' più complicato averne di quello. Venite qua. Saltate. Prendete lo zonagno, prendi in mano. Y è più insieme, più dopo il più da solo. Quindi fate di questo. Altro zonagno grande, dove sei? Eccolo qua. Lo prendete. E ancora continuate. Dove sei andato a finire? Qua. Ok. Altro zonagno grande. Ne posso fare altro ancora. Qui non c'è il limite, ripeto, di 20 in 20, eh. Ok. Quanti ne ho? Ne avevo 40 e qualcosa, non ricordo. Ne ho 59 in questo momento. Quindi lo rifacciamo. Ok. Dov'è quell'altro? Qua. Lo riprendiamo. Altro zonagno. Dov'è? E l'ultimo che facciamo. Di solito lo faccio ogni 4 volte. Ok. E lo raccogliamo. Guardate, sono arrivato a 78. No, qua 79, me ne era rimasto uno qua di lato. E questo lo potete fare con qualsiasi tipo di materiale. Per esempio, per i più scettici, guardate, ho 2 diamanti e basta. Li moltiplico, ok? Glitchiamo questi 2, perché magari dicono: ah, ma devono essere per forza 5. No, anche con 1, 2, 3 o 4 materiali funziona ugualmente. Aprite. Prendeteli in mano. Mi raccomando, velocissimi, Y è più. Quindi, dove è andato il diamante? Non appare, quindi se non appare vuol dire che non è... sono stato troppo lento, perché erano solamente 2, quindi ripetiamolo tutto. Risalto. Diamante. Eccoli qua gli altri 2. È questione di velocità, ragazzi, prenderci la mano e via. Eccoci quell'altro. Eccone qua gli altri 2. Prendiamolo in mano. Ok, e raccogliamo tutti quelli che sono caduti. Guardate qua fino a dove è arrivato questo. Ne avevo 2 e basta quando ho iniziato il glitch e adesso ne ho 10. Quindi, a voi a te divertirvi, ragazzi. Niente, brevissimo video, ragazzi. E anche per ricordarvi che tutti i glitch che ho portato fino adesso sul canale funzionano tutti. Con questo è tutto, spero di esservi stato d'aiuto. Vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel like, un commento per qualsiasi vostro dubbio o incertezza. E come sempre vi manda un abbraccio psicologico Paltrinox, il vostro amato Link, e ci vediamo al prossimo video. Adios!